Benvenuti ragazzi, bentornati sul canale di Andrea Flyway. Oggi facciamo un bel test qua in questa bella location a condizioni estreme, sono meno 10 gradi e proviamo come va il Mini 2 in condizioni estreme. Non dimentichiamoci di scaldare bene le batterie. Nel frattempo che aspettiamo possiamo fare, magari lo allontaniamo un attimo e facciamo una foto sferica, così passiamo un po' di tempo. Iniziamo il nostro volo. Ci alziamo. E via. E proseguiamo. Splendida location, tutto innevato. Eccoci qua. Portiamo 80 metri. E facciamo un piccolo range test. Un attimo ha volato storto, non vola tanto dritto. Guardiamo con l'ultimo firmware. Non vola assolutamente dritto. No. Neanche un po'. No. Adesso comunque va più veloce, forse c'erano delle raffiche di vento dall'altra parte, con uno spettacolo con la neve, bellissimo, davvero molto bello. Mi fido a fare range test in queste condizioni. Vedo che la batteria scende abbastanza velocemente. Qua siamo arrivati a 500 metri senza problemi. Lasciamo qui. Sembra volare un po' storto sinceramente con questo test che ho fatto, non è proprio il massimo. Adesso sembra andare dritto e una cosa mi sembra ottima. Adesso lo facciamo atterrare, poi non ha avuto questi gran cali. Eccoci tornati amici, e adesso in un attimo esaminiamo i grafici per quanto riguarda segnale, consumo batteria, stabilità, eccetera. E carichiamo un attimo AirData e
esaminiamo assieme il volo. Eccoci qua, abbiamo caricato Air Data e vediamo già col primo grafico che la batteria è partita con un minimo di temperatura di 9.10 gradi e raggiunge un massimo di 26 gradi, punto 10. Vediamo che nel giro di circa un minuto, due minuti, la batteria si porta a 15 gradi con una temperatura esterna di meno 8, meno 10. Diciamo che dopo due minuti siamo pronti per le condizioni ottimali. Poi un altro grafico ci fa vedere che non c'è stato un consumo eccessivo di batteria, ma la batteria si è attestata sempre su 10 A. Un altro grafico ci fa vedere il segnale tra drone e radiocomando, che è sempre stato al 100% senza nessuna incertezza. Un altro grafico ci fa vedere che nonostante la temperatura sia stata parecchio rigida, non ho avuto un consumo eccessivo di batteria comparandolo con altri voli fatti di 4 km con la stessa distanza percorsa. Vediamo comunque che ho fatto un take off con un 99% scarso e un landing battery con 45%. Diciamo che siamo sulla media, insomma, molto molto bene. Un altro grafico ci fa vedere i satelliti. I satelliti sono stati un minimo di 15 e un massimo di 27, con una media di 20. Per 13 minuti, se vedete sotto land, 13 minuti e 12 secondi, lui ha agganciato 20 satelliti, quindi molto molto buono. Considerazioni finali, sono stato molto contento soprattutto per le batterie. Notavo nel Mini 1 che c'era un consumo eccessivo nelle batterie litio, che il Mini 1 monta batteria litio. Lui aveva un consumo decisamente maggiore rispetto alle lipo montate sul Mini 2, e questa è una bella cosa. Devo sistemare un attimo, non so, questo problema mi sembra che vola storto ancora, però lo fa per un 15 secondi, dopo lui si raddrizza. Fine ragazzi, se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale per supportarmi. Grazie e un saluto da Andrea Freeway.